Innanzitutto bisogna prendere gli aspetti positivi di territorio che esprime una politica per esaltare quelle che sono le tipizzazioni e le caratteristiche di una comunità. Noi a Chiaramonte abbiamo aderito con piena convinzione perché riteniamo che questa capacità di dialogare con altre sensibilità, con chi non la pensa come noi, può portare solo a migliorare quella che è la vita dei cittadini, perché la politica ha una missione principale, quella di migliorare la vita delle singole comunità. Quindi territorio, dando assoluta libertà e indipendenza nell'organizzazione e nelle iniziative politiche, perché poi molto semplicemente la gente ha bisogno di avere risposte, di avere iniziativa politica che in maniera che si possa rivedere in quella che è la rappresentanza in consiglio piuttosto che in amministrazione. Questa è la qualità della politica che oggi la gente ci chiede, specialmente nelle periferie. E la differenza di chi oggi fa parte di territorio sono tutte persone rispetto a tante altre formazioni, movimenti e quant'altro che stanno nel territorio. La capacità di territorio è quella dei rappresentanti di questo movimento politico, è quello di parlare giornalmente con le diverse sensibilità, con i cittadini, che individuando e trasformando in azione politica quelle che sono le istanze che vengono appositamente dal territorio. Poi si riescono a risolvere queste istanze, poi la gente ha bisogno di questo. Beh, assolutamente, le istanze possono trovare risposta se un amministratore accorto, un amministratore serio, responsabile, traduce in atti concreti. E effettivamente c'è una difficoltà poi nel trovare quella che è la concretizzazione di quella che è l'azione politica. Allora, la selezione di una classe dirigente, un movimento civico come territorio ha la responsabilità di individuare, includere, formare una nuova classe dirigente che possa individuare le priorità di una comunità. Vede, oggigiorno, proprio in questi giorni, i sindaci hanno marciato verso Roma perché non possono chiudere i bilanci. Se da una parte è vero, dall'altra la classe dirigente si deve porre il problema della qualità della spesa, perché è vero che tantissimi cittadini oggi a causa della pandemia e per le difficoltà economiche non riescono a pagare le tasse, ma poi dall'altra parte ci vorrebbe un organo, un controllore, in questo caso i cittadini, che dovrebbero giudicare sulla qualità della spesa. Questo è importante per le future generazioni, perché in una politica di sostenibilità dove tutto deve trovare equilibrio tra l'ambiente, le risorse disponibili, la disponibilità finanziaria, non si può proporre una politica obsoleta, vecchia, fatta di clientelismo e che comunque non ha un futuro, un respiro largo, perché i nostri giovani, oggi giorno in tutte le famiglie abbiamo i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle che chi più chi meno ha un titolo di laurea e hanno specializzazione nei più vasti campi, non possono trovare corrispondenza in una comunità dove si agisce come nel passato, assolutamente. Quindi la capacità è quella di creare una nuova classe dirigente che abbia buon senso e che abbia una visione per andare verso le sfide del futuro. Solo così possiamo intrattenere i nostri giovani e solo così potremo avere un territorio ricco di persone, di risorse umane, perché questa parte di Sicilia, questo estremo sud, sforna tantissime intelligenze, ma gran parte rimangono fuori. Allora un amministratore che vuole guidare una comunità o propone un progetto che sia effettivamente guardi alle sfide globali, perché solo attraverso una visione generale si può migliorare nel territorio, solo così. Non si può proporre, una politica che va al piccolo cabotaggio, alla spartizione di questo o di quel progetto, assolutamente no, va guardata nella sua interezza a 360 gradi.